100 domeniche, ultima fatica di Antonio Albanese, è uscito nelle sale lo scorso fine settimana e si candida ad essere uno dei film italiani più importanti dell'anno. Sabato 25 novembre è stato presentato a Vicenza al patronato Leone XIII in una proiezione gratuita alla quale hanno preso parte, oltre al regista e attore, anche le autorità. Il film, pur se ambientato in provincia di Lecco, racconta fedelmente il tradimento vissuto da tanti vicentini con il crack delle banche popolari venete. Per realizzarlo, Albanese ha chiesto aiuto alla psicologa psicoterapeuta scledense Emilia Lugelli, coordinatrice fino a poche settimane fa del team Progetto. Da Lugelli, il regista attore si è fatto spiegare, al fine di impersonare al meglio il protagonista Antonio Riva, la crisi esistenziale profonda attraversata dai risparmiatori traditi, che nello sprofondare delle banche popolari venete hanno visto sparire non solo i risparmi di una vita, ma anche la propria dignità. Ne è uscito un film importante che racconta mirabilmente, con sensibilità, una storia universale dedicato alle migliaia di persone tradite dall'avidità di pochi.